Alla fine arriva una sconfitta, possiamo dire immeritata, per gli squali che contro l'Inter, che arrivava a punteggio pieno, capolista, gioca una buona gara, una gara coraggiosa e determinata, sia nel primo che nel secondo tempo. Il Crotone si fa anche vivo dalle parti di Handanovic, infatti il primo tiro è proprio di Tonev al nono minuto, dopodiché l'Inter prova a gestire il pallone, non riesce però a trovare tantissimi spazi, anche perché Nicola ha imbastito bene la fase difensiva, soprattutto con il pressing sui portatori di palla, Borja Valero e Gagliardini. L'Inter trova la sua migliore occasione nel primo tempo su un contropiede al 35esimo con una palla persa di Barberis, si invola in contropiede Perisic, serve João Mario, poi a tu per tu il portoghese non riesce a far gol. Termina il primo tempo con un'altra occasione potenziale del Crotone, mentre la ripresa si apre con una grande occasione per gli squali, forse la più cristallina, la più limpida, con Tonev che si trova tu per tu con Handanovic, non riesce però a batterlo perché il portiere sloveno è bravo a chiudere lo specchio. Nella ripresa il Crotone gioca ancora meglio, se vogliamo, l'Inter praticamente quasi non pervenuta sino a un tiro di Candreva debole, ma poi c'è un'altra occasione di Rodien sulla quale Handanovic compie un vero e proprio miracolo su cross di Stojan dalla sinistra, e poi nel finale la beffa con un'azione confusa in area di rigore, forse viziata da un fallo di Skriniar su Mandragora, poi lo stesso difensore interista riesce a battere Cordas con un tiro abbastanza debole ma preciso, e dunque l'Inter passa in vantaggio all'83esimo, alla prima vera occasione che ha avuto nella ripresa, e poi riesce a trovare anche il raddoppio con Perisic quando ormai il Crotone si era sfilacciato ed era ovviamente scoperto, subisce il contropiede di Perisic. Dopo 7 minuti di recupero termina con questo parziale la gara, anzi con questo finale 2-0 per l'Inter. Ripetiamo, una vittoria forse immeritata per l'Inter, o meglio una sconfitta immeritata per il Crotone, che gioca una buona gara però purtroppo non porta a casa nessun punto. Una partita dove l'allenatore del Crotone, in questo caso io, è particolarmente soddisfatto. È uno di quei momenti in cui tu dici: cavolo, allora il lavoro serve, avere certi atteggiamenti con i tuoi giocatori serve, essere consapevole del fatto che alleni in un ambiente con dei giocatori che diventeranno bravi, si costruiranno i giusti numeri per poter poi anche essere protagonisti in altre sedi, serve. Sono molto soddisfatto perché nei numeri, se avessimo vinto, non c'era nulla da dire, a parte la gestione della palla e il possesso palla, che chiaramente era vantaggio loro, ma come ovvio che sia, e non so neanche di quanto, ma comunque non è importante questo, è importante il fatto che tu abbia creato più occasioni, abbia tirato più in porta, abbia avuto più calcio d'angoli. E la cosa particolare di oggi che mi lascia particolarmente soddisfatto è l'interpretazione nella capacità di leggere quando alzare il baricentro e quando invece rimanere compatti dietro. Tonev e Budi mi hanno fatto una partita straordinaria dal punto di vista tattico, io lo so che sono una rottura di palle, me ne rendo conto perché mi accorgo dall'espressione dei miei giocatori, ma oggi hanno dimostrato che se il Crotone ha certe caratteristiche, certi requisiti, può essere competitivo. Oggi è la quarta giornata di campionato. Io una partita interpretata dal punto di vista tattico così l'avevo visto soprattutto nelle ultime 12 giornate dell'anno scorso, e nonostante il fatto che abbiamo incontrato già due squadre come Milan e Inter, e col Milan addirittura per 80 minuti in 10, io ho visto un grandissimo passo in avanti. Certo, sarebbe stata la partita perfetta riuscire a trasformare le occasioni create, però dovunque vado tra le reti locali, i giornali, mi sento sempre dire la stessa cosa, però non facciamo gol. Ma noi gol li faremo in futuro, perché non abbiamo numeri per poter dire Tonev e Budimir insieme hanno un gol. E quindi non è che bisogna girare troppo intorno alle cose, bisogna essere invece particolarmente fiduciosi, perché io credo che questi ragazzi possano crearsi numeri e quindi arrivare alla fine del campionato e dire ho fatto tot gol, se lavorano così, e avere solo estrema fiducia in questi ragazzi che oggi mi hanno reso davvero orgoglioso. Bisogna essere coscienti del fatto che il Crotone ha fatto la sua partita, e ripeto, nei numeri, in molti numeri comunque, ma sì, non c'è bisogno, io l'ho già visto, in molti numeri è stato superiore all'Inter. L'Inter ha una qualità che il Crotone in questo momento non ha, quindi la capacità di farti gol. Insomma, nelle occasioni che abbiamo avuto noi, una squadra come l'Inter ti fa gol. Quindi non è che il merito in funzione di dati sommati, una media, e meritava il Crotone piuttosto che l'Inter. E devi fare gol. Noi il gol in questo momento non siamo ancora così abili a farlo, arriveremo a farlo. E per quanto riguarda il discorso di Luciano, insomma, io lo comprendo. Allenare al Crotone ci sono delle difficoltà, allenare all'Inter ce ne sono delle altre, sei costantemente attaccato, quindi è giusto anche che ogni tanto non è che si dica tutto quello che si pensa, va bene così.
ho l'impressione che il Crotone, al di là che oggi secondo me ha fatto una delle migliori partite che ho visto all'uscita, ma che abbia anche la dimensione per stare in Serie A, anche da creare timore alle grandi squadre. Ma che è una cosa che non è da tutte le provinciali. No, io credo che tutti vogliano raccogliere punti dovunque. Mi soffermo sul fatto che oggi noi, io non ho bisogno di guardare i numeri che arriveranno della prestazione, della quantità e della qualità di corsa che abbiamo avuto. Sono sicurissimo al 100% che abbiamo corso meno di Cagliari. Questo te lo dico già adesso senza aver visto i numeri. Perché abbiamo corso meglio, siamo stati più squadre, oggi abbiamo giocato la squadra. Oggi abbiamo fatto un netto passo in avanti. Cose che dobbiamo cercare di fare nel nostro percorso. Siamo alla quarta partita, abbiamo bisogno di... potremmo andare gente allo sbaraglio, no? Ci sono delle condizioni per cui noi dobbiamo integrare alcuni nuovi giocatori che entrano da infortuni, che arrivano da campionati diversi. Ad oggi chi sta giocando è quello che sta dimostrando una conoscenza tattica del campionato italiano e che rispetta determinati requisiti del nostro gioco. Voi avete visto solo come cambia già avere un giocatore magari che sappia giocare tra le linee, sappia attaccarti la profondità, perché fa giocare anche meglio chiaramente un giocatore con le caratteristiche di Budimir. Oggi io sono soddisfatto, non sono contento per la partita, perché francamente fino all'82esimo io ci credevo fortemente, però lo accetto perché, ripeto, la qualità dell'Inter è quella di fare gol. Noi dobbiamo ancora acquisirla, ma sono davvero molto... io credo che qui si possa avere solo fiducia nelle persone che lavorano con te, perché siamo tutti in divenire. E una delle cose più belle e anche più gratificanti è avere fiducia in qualcuno. Quando qualcun altro non ce l'ha, tu lo supporti e alla fine magari vinci. Ma io oggi, ragazzi, ho dovuto cambiare praticamente, stavo per cambiare anche il terzo difensore. Un po' il caldo, un po' il fatto che comunque sembra una stupidaggine, ogni volta che c'è una sosta tu perdi dei giocatori che vanno in nazionale, ti fanno una o due partite, rientrano, li perdi la settimana dopo, li devi rimettere in forze. Ci sono delle situazioni che fino a quando non hanno raggiunto tutto un livello ottimale di condizione fisica, ci sono questi rischi. Aieti ha avuto dei giramenti di testa dovuti al caldo, dovuto probabilmente a una rapida disidratazione, nonostante tutti affanni a mettere bottigliette, a passare insomma liquidi. E allo stesso tempo Ceccherini aveva chiesto il cambio, ma significava sprecare un'ulteriore carta per cambiare qualcosa davanti, anche se stavano facendo bene. Obiettivamente non è che c'era da cambiare perché non si stava facendo bene, c'era da cambiare per vedere eventualmente se qualcuno avrebbe potuto dare un contributo diverso. Vedremo poi domani comunque tutta la serie delle cose. È stato bravo Handanovic e quelle non le dobbiamo subire. Poi se non si riesce a far gol, però si fa vedere una quadratura di squadra e si prova ugualmente a forzare qualcosa di più. Poi ogni minuto che passa. Io ho visto la mia squadra adattarsi a delle condizioni alle quali non è abituata e a stare bene dentro la partita con una mentalità importante, rimanendo accesa, reattiva a tutto quello che capitava, perché se non fai così, se non sei pronto ai rimbalzi, alla palla sporca, al contropiede cattivo fatto subito di forza e di rabbia, di fisicità che loro sanno fare, in questo campo diventa difficile. Poi si vedrà in fondo all'anno quante squadre ci vincono qui. È vero che ci è venuto il Milan, però le condizioni, il Milan probabilmente dopo 5 minuti in 10 contro 11 è un'altra partita, insomma, ecco. 30 gradi all'inizio c'erano, loro in quattro giocatori hanno avuto crampi, loro in quattro giocatori che sono abituati a questo clima qui, noi in due siamo stati costretti a sostituirli anche, per cui le sostituzioni che ho fatto non hanno aiutato a portare poi un peso maggiore da un punto di vista di calcio offensivo, perché ho dovuto sostituire tutti e due terzini. Per cui se la partita fosse rimasta così, anche quando ho tolto D'Ambrosio avrei fatto entrare Eder mettendo Candreva a fare il terzino, per cui l'intenzione di poter tentare di vincere, di voler tentare di vincere la partita c'è stata. Tutto molto bene, è che bisogna migliorare.